Beh, la Regione Liguria ha sostenuto questo festival, questa nuova edizione di un festival che mantiene la tradizione ma si rinnova molto, si è rinnovato nella compagine organizzativa e ha ottenuto, e questa è una notizia molto importante, la medaglia del Presidente della Repubblica, segno che questa nuova era, diciamo, del Festival della Scienza 2.0 inizia sotto i migliori auspici e devo dire che questa medaglia dal punto di vista mio personale è confermata dall'entusiasmo che già ho registrato e si è visto nelle anticipazioni che questo Festival della Scienza ha avuto. L'anticipazione che abbiamo avuto a Savona nella regionalizzazione del festival, ricordiamo che si sono tenuti dei laboratori, delle vere e proprie mostre di esperimenti fatti dai ragazzi alla Fortezza del Priamar che hanno avuto un enorme successo e soprattutto un grande entusiasmo da parte dei ricercatori giovanissimi appassionati di scienza che hanno proprio esemplificato al pubblico quelli che sono gli esperimenti sulla base dei principi più importanti della fisica, della chimica, il piano inclinato, come si spara un proiettile, la traiettoria del proiettile, come si costruisce un robot, insomma hanno fatto esperimenti che hanno veramente colto nel segno e incuriosito molto e questa era l'anticipazione a Savona e il primo tentativo di regionalizzazione del Festival della Scienza che deve proseguire e andare avanti perché la Regione Liguria lo sostiene come ente regionale e quindi chiede che riesca a uscire fuori da Genova e toccare anche le altre realtà liguri. Quindi quest'anno abbiamo iniziato con Savona, i prossimi anni ovviamente punteremo su una regionalizzazione sempre maggiore. E poi quello che io sostengo e che ho chiesto e che è stato sicuramente fatto è stato venire sempre più incontro ai ragazzi, coinvolgere sempre di più i giovani e quindi abbiamo questo progetto Orienta Scienza che è finanziato col Fondo Sociale Europeo, quindi progetto che riguarda la formazione e che coinvolge molti giovani delle scuole che sono qui al festival in alternanza scuola-lavoro, che partecipano, accolgono gli ospiti, vengono a contatto con i tecnici, con i professori, con quelli che terranno i protagonisti delle conferenze e quindi si riusciranno a incuriosire di scienza e perché no anche a farsi venire in mente il fatto che magari possono andare a studiare materie scientifiche, tecniche e pensare a delle professioni tecnico-scientifiche. È stato detto un dato importantissimo dal rappresentante dell'Unione Europea che da qui al 2025 mancheranno a livello europeo 2,5 milioni di scienziati e allora io spero che i ragazzi colgano questo spunto per pensare che forse là che possano trovare occupazione. Quindi noi sposiamo il tema della scienza per orientare i ragazzi qui al Salone del Festival della Scienza e lo porteremo anche al Salone dell'Orientamento che si terrà a metà novembre ai Magazzini del Cotone dove anche lì racconteremo le professioni scientifiche nella speranza di andare a intercettare le aspirazioni dei ragazzi e di portarli verso settori dove potrebbero trovare sicuramente un percorso di studi ma anche un percorso occupazionale.